Beh, intanto diciamo come quando nasce che è una data importante perché era il 24 di settembre, quindi piena vendemmia, del 1954, ottima annata, mio papà di Barbaresco, mia mamma di Barolo, quindi era scritto che dovevo fare da grande il vino, quantomeno occuparmi di cibo. L'attività imprenditoriale nasce nel 1978, quando a 24 anni, per me è stato un anno fatidico, e ho deciso tante cose della mia vita nel 78, perché nel 78 mi sono sposato, sono partito militare, poi ho fatto 10 mesi, fortunatamente perché ero sposato, ho fatto 10 mesi di militare e ho incominciato a lavorare. Sono andato a lavorare da mio papà che aveva un ipermercato. Noi ci chiamiamo Farinetti perché mio papà faceva la pasta, mio nonno il mugnaio e io sono nato in mezzo a quattro sacchi di semola, quindi il mio primo ricordo olfattivo è l'acidità della semola, fantastica, lo ricordo come fosse adesso. Sapete che quasi tutti i nostri ricordi sono olfattivi, poi per noi che ci ricordiamo che ci occupiamo di cibo, all'olfatto diamo un'importanza enorme, quanto più siamo dotati dalla natura di memoria olfattica, tanto più siamo precisi a descrivere cibi, sapori, a raccontarli in giro, che senza dire cavolate. E quindi il mio ricordo è proprio questa roba, questa acidità della semola, dei sacchi su cui giocavo. Dove nasce da un punto di vista Beh, territoriale? Alba, quindi il centro del mondo. Io quando vado in Giappone mi diverto sempre con i giapponesi a dire che Torino è vicino ad Alba, per spiegare che Milano, dunque Milano è a 150 km da Alba, no? E poi gli spiego, Alba è il centro del mondo, guardate, e col mappamondo, dico, guardate, girate il mappamondo forte, si ferma sempre con Alba al centro, e Adesso io poi glielo faccio, con il sono nuovo nuovo Papa Papa. La conferma definitiva. Quindi tutto nasce ad Alba. E quindi mio papà nel 78 aveva un pastificio, una piccola officina di tostatura e caffè e due o tre supermercati, cibo. Lui ha sempre amato molto il cibo. E nel 78 aveva aperto, nei giorni che io ho cominciato ad andare a lavorare con lui, un ipermercato, cioè aveva trasformato un supermercato in ipermercato e per chiamarlo ipermercato aveva dovuto mettere dentro il non food che lui odiava, poi non gliene fregava niente. In particolare c'era quei 20-30 metri quadri di elettrodomestici ed elettronica che lo facevano impazzire. Allora quando sono entrato, non dimenticherò mai quel giorno, lui mi ha detto: ti che t'hai studiato by Calon, cioè tu che hai studiato guarda quella roba lì. E l'ha guardata bene, mi pare di Sì. capire. Ed era un 20 metri di elettrodomestici, immaginate gli elettrodomestici del 78, no? C'era ancora la televisione in bianco e nero, della Mivar se ne vendevano, c'erano i primi a colori. Sostanzialmente l'esposizione era una lavatrice con sopra una televisione, con sopra un impianto stereo, con sopra un ferro da stiro, perché era lo spazio piccolo, dovevi guadagnare. E io mi sono messo controvoglia a guardare quella roba lì, e a guardare quella roba lì a un certo punto sono impazzito, mi sono innamorato. Già io tendenzialmente ho questi innamoramenti folli per le robe, mi innamoro perché ho questo vizio, fortuna di guardare sempre solo il lato bello delle robe e soprattutto di cercare di guardare il lato poetico delle robe che c'è in ogni cosa. Io lo suggerisco soprattutto agli imprenditori. Cioè, per capirci, per me quella lavatrice era una scatola bianca magica dove butti roba sporca e esce pulita. E io Beh, gli qui era. dobbiamo prendere appunti, perché considerare magica la lavatrice non è così Lo è. scontato. È immensamente più magica del tuo giornale, che non fa tubo, una roba scritta. Infatti, muoiono i Allora, io giornali. però sono direttore di Radio Sì, 24, lo so. quindi prendo le La distanze. lavatrice, tutta l'elettronica è magia pura. Cioè, voglio dire, una scatola bianca magica dove metti un pomodoro e sta per 2 o 3 giorni fresco. È magia. Una scatola bianca, pensa, la lavatrice, butti roba sporca, esce pulita, una scatola nera che ti fa vedere il mondo, anzi adesso ti collega col mondo e vedi tutto, era una meraviglia quello che io stavo vendendo. E negli anni mi sono reso conto delle potenzialità immense che avevano quei prodotti e meno male che ci ho azzeccato. Cioè io a un certo punto compresi che non ci saremmo intorcigliati per tutta la vita intorno a quei fili del telefono. Compresi che quell'Amiga Commodore 64 che vendevo prima o poi sarebbero diventati un elettrodomestico abbastanza importante nella storia dell'umanità. Non sapevo bene, ma compresi che quella televisione diventava più stretta, eccetera.
mi sono reso conto che io vendevo due tipi di strumenti, uno per migliorare la qualità della vita. Tu devi pensare, siamo nel 1978, soltanto 20 anni prima, anche meno, si lavava nei fiumi, si refrigerava nelle ghiacciaie, 20 anni prima. Quindi pensate già, le prime lavatrici, i primi frigoriferi, che cosa, quanto hanno modificato in meglio la qualità della vita delle persone. Infatti, noi siamo nati, dico noi perché anch'io sono dell'ottimo 1954, siamo nati con la televisione in bianco e nero. Quindi, la RAI è stata fondata nel 54, prima trasmissione. A casa mia è arrivata, beh certamente bianco e nero, la televisione a colori arriva negli anni 70. Infatti i primi elettrodomesticari erano i bombolari. Il passaggio parte proprio da Mattei e si arriva in avanti, quindi le bombole e a un certo punto il miracolo del fuoco, il fornello a gas. E i primi elettrodomesticari, ma stiamo parlando degli anni 60, andavano davanti alle chiese, fine anni 50, a far vedere il miracolo del fuoco. Perché andavano davanti alle chiese? Perché la chiesa dove si radunava la domenica tutti, li potevano vedere. Miracolo perché è un miracolo, perché prima si cucinava nei camini o nei putagé, cioè le cucine a legna. Quindi mi innamoro di questa storia, credo di capire che quei prodotti avrebbero avuto un futuro meraviglioso, mi rendo conto di quanto debole era la distribuzione in quel campo, era tutto da fare. Tu pensa che in quel periodo nasceva l'Ariston, quella che adesso è diventata, si chiama Outpoint, è diventata Indesit, è diventata la più grande azienda di elettrodomestici italiana, quotata quella di Vittorio Merloni. Vittorio Merloni si era appena messo a fare lavatrici, l'aveva chiamata con un nome di un cinema oltretutto, Ariston. Io dicevo, ma che cacchio viene? Ne funzionava una ogni 10, funzionava. E lui è riuscito a costruire, non dire uomo avvisato mezzo salvato, sono in sala. Ah bene, no, posso solo dire bene, Vittorio Merloni è stato una delle persone che mi ha segnato la vita, mi ha segnato un sacco di robe, purtroppo sta malissimo, no? È stato un grande davvero, e quindi io ho cominciato a vendere quella roba. E poi cosa facevo? Allargavo sempre di più il reparto e mio padre si arrabbiava perché stringevo gli alimentari per aumentare lì, le facevo di notte e lui arrivava al mattino, vedeva un metro in più, gli spostavo gli scaffali. È ingrandito il reparto finché mi sono messo a vendere. Tenete presente che allora io di mattina presto ricevevo i fornitori, poi vendevo e la sera andavo a consegnare. Ho consegnato tante di quelle lavatrici, frigoriferi, televisioni, una storia, mi sono fatto un culo bellissimo, però poi se non ti fai il culo a 25 anni quando te lo fai, proprio non ha senso. 10 anni meravigliosi. Il problema tecnico che mio padre, che è stato un genio assoluto, poi è stato comandante partigiano, chi ha fatto il partigiano è già di più secondo me, no? E lui non aveva soldi, quindi che fece Matteotti, 21esimo Matteotti, libero Partito Socialista, perché invece fermento, libero Alba, medaglia d'oro. Lui è stato ferito il 25 di aprile, una mitragliata, però poi è stato bene, è vissuto fino a 87 anni, fino al 2009. E quindi lui però faceva debiti, non aveva paura, mutui, comprava terreni, faceva. E non so se voi vi ricordate, chi di voi è un po' più vicino a me all'età, negli anni, a fine anni 70, per capirci, negli anni inizio, negli anni 80, gli interessi andarono dal 6 al 24% in una roba tipo 3 mesi, 4 mesi, e chi aveva i mutui indicizzati come mio padre era una roba. Quindi noi stavamo bene dopo le 5, perché chiudevano le banche alle 5 del pomeriggio, quindi no, non telefonavano più per chiedere rientri, io ero animato. Il massimo era il venerdì alle 5, che salivamo sulla sedia, fino a lunedì ci lasciavano tranquilli. Il conto economico non andava male, il problema era rientrare costo mutuo, che è una cosa che ci ha fatto impazzire, facevamo molto fatica, e mi ha segnato molto quel periodo. Noi uscimmo dai debiti nell'83. Ma tra 78 e 83 furono 5 anni di fuoco, dove vi devo dire, ma vi giuro che la verità, io ho lavorato tutti i sabati, tutte le domeniche, non sono mai andato in vacanza, mai, giuro, mai andato in vacanza, e ho sempre lavorato, ma se non facevamo così non ce la facevamo, per cui che me frega a me di questa crisi qua, un problema piccolo, anzi poi magari ne parliamo rispetto a quei tempi terribili. E quindi direi che è l'ultima parte della nostra chiacchierata. L'ultima parte.
quindi andò bene, ingrandivo gli elettrodomestici, poi verso l'85 ho incominciato ad aprirmi dei negozi di elettrodomestici monotematici, cioè solo elettronica, anche sempre un po' di nascosto a mio padre, lui non amava molto quella roba lì. Anche fuori dal Piemonte? No, allora erano tutti in Piemonte, sei, città come Saluzzo, Mondovì, avete presente intorno ad Alba, insomma Cuneo, Alba. E quindi mi sono trovato nell'89 che avevo questo ipermercato che girava bene, faceva 20 miliardi all'ora, era uno dei primi, girava molto bene, e con un reparto di elettrodomestici che nel frattempo da 20 metri era diventato 400 e incassava molto, sei piccoli negozi di elettrodomestici, poi avevamo altri quattro supermercati solo alimentari e l'autorefazione del caffè, avevamo già smesso di fare la pasta, e nell'89 convinsi mio padre a vendere tutte le attività alimentari di famiglia per fare gli elettrodomesticari a tempo pieno, e fu una roba difficilissima a convincerlo. È così che nasce il marchio Unieuro. Il marchio Unieuro c'era già, i supermercati alimentari si chiamavano Unieuro Market. Il marchio Unieuro nasce nel 1967. Mio padre decide, aveva già il pastificio, ma si chiamava Albadoro Centottori, decide di fare una torrefazione di caffè che si chiamava il caffè, la marca del caffè era Caffè Incanto. Quindi va dal notaio per dare il nome all'azienda, che doveva essere Incanto, e gli viene in mente, così capite che era mio padre, sta roba, l'Unione Europea, ricordate c'era stato il Trattato di Roma, 63, la CE, lui era un socialista neniano, molto per l'Europa Unita, molto moderato, e va dal notaio e dice: come la chiamiamo? Unieuro, che per lui voleva dire Europa Unita, non c'entrava un tubo col caffè, non c'entrava niente. Quindi il marchio nasce come torrefazione del caffè nel 67. Senza ricerca di mercato. Ah beh, ma questo non lo facciamo neanche noi adesso, non ho mai fatto una ricerca di mercato in vita mia. Io dico che un mercante che non è capace a farsela da solo, la ricerca di mercato e la affida a qualcun altro, non deve cessare di fare mercante, perché se non sei proprietario di quelle robe lì non ha senso. Vado a prendere nota. Vabbè, questa, insomma, tutti lo sanno che siamo un po' autarchici noi. Quindi, però se la chiamano poi a fare, come è successo, ma ancora mi pare che non ci sia una data, a fare una case history ad Harvard piuttosto che alla Columbus, non so se questa roba qui va proprio detta. Infatti non sono ancora andato, adesso Sadu mi sgrida. No, adesso abbiamo detto il Columbus Day, andiamo. Ma andiamo, voglio andare. Con Baricco e con Arbore, perché stamattina posso dire che non c'entra una roba. Sì, sì. Stamattina abbiamo organizzato una roba bellissima. Siccome ITRE di New York è diventato un po' il terminale, anzi il lancio, il megafono della bellezza italiana, non solo per il cibo ma per tutto, è un luogo, gli americani dicono cool. Quello che per noi diciamo figo, loro dicono cool. Ogni popolo ha la sua parte del corpo per identificare una roba che funziona. E tutti gli americani importanti vengono da noi, eccetera. Abbiamo pensato che ogni anno ITRE di New York lancerà un grande libro di un grande letterato italiano in inglese, lo tradurrà e lo lancerà, e un disco di un grande cantautore italiano cantato in inglese, lo lanceremo da noi con un evento spaziale che faremo il 14 di ottobre. E quindi abbiamo tradotto, stiamo traducendo I Barbari di Baricco, che è un libro che secondo me rappresenta l'Italia in una maniera pazzesca, I Barbari di Baricco, e un disco di Arbore fatto apposta per noi, delle più importanti canzoni italiane cantate in inglese, e lo lanceremo lì il 14, ma con un evento altissimo. E quindi magari noi tre andiamo insieme ad Harvard o la Columbia, dove mi porta Sadu. Nessuna ricerca di marketing, ma un'idea del marketing piuttosto chiara. Sì, sì, sì. Ma sai, il marketing tutti pensano che l'abbia inventata Philip Kotler, invece l'ha inventata una gallina, come tu sai. Il marketing consiste nel fare l'uovo e dire cocco de, la gallina che l'ha inventato. Infatti dalle nostre parti i tacchini li chiamiamo Biru, Pitu, ma anche voi, se pensate ai vostri dialetti, i tacchini hanno tutti nomi brutti, perché fanno un uovo della Madonna ma sono muti. E il contadino si incazza perché non sa quando fa l'uovo. I contadini hanno sempre le galline, perché la gallina fa l'uovo e dice cocco de, lui lo sa, va là e prende l'uovo fresco. Il marketing è quello, ma mica niente di più complicato, no? Tornando a bomba, riesco a convincere mio padre a vendere tutte le attività alimentari di famiglia proprio perché volevo fare il mestiere dell'elettronica di consumo.
E l'ho fatto, questo è venuto nell'89, siamo partiti nell'89, ti do un numero, facevamo 20 miliardi di fatturato di elettrodomestici, 18, e alla fine del 2002 avevamo fatto 810 milioni di euro, una roba apparente di 1500 miliardi in 13 anni. A quel punto uscendo dal Piemonte. Uscendo moltissimo dal Piemonte, eravamo in tutta Italia, mi è fatto una roba bella, ma i nostri, quando io ho aperto qua a Roma, che è stato un evento, non lo dimenticherò mai, 9 dicembre 1999, noi apriamo Unieuro, allora si chiamava Troni, perché io avevo comprato da Rinascente questo marchio che era andato male, a Roma, alla Magliana, adesso vi do un numero, ma vi giuro che la verità, abbiamo incassato il primo giorno, era un giovedì, 9 dicembre 99, 2 miliardi 672 milioni di lire di elettrodomestici. E avevo fatto prima un negozio più bello della mia vita, una roba tipo questo nell'elettronica, e già ero un appassionato. Allora facevo, ho fatto tutte le degustazioni cieche degli elettrodomestici e dei televisori, cioè c'erano i televisori col marchio cancellato, tu le guardavi e poi votavi quello che si vendeva meglio, se votavi avevi diritto ad un 5% di sconto. Avevo le lavastoviglie messe da parte, dovevano votare la più silenziosa, dovevano votare il ferro da stiro che stirava meglio, avevo fatto un accordo con la Levis che... e poi avevo fatto un mega screen in alto con scritto Radio Troni, con uno con il microfono tipo batteur di piazza col cordino, vedete, prendete col cordino, che urlava: donne, le lavastoviglie, i forni a microonde, non è vero che fanno male, fanno bene, adesso vi spiego perché, anzi, chi compra un forno a microonde entro 10 minuti, 20% di sconto, tutti che correvano là, poi urlava un'altra roba. Cioè avevo cercato di abbinare il mercato, la piazza, il bazar di Istanbul ad un negozio di elettronica, e funzionò da matti, ancora adesso è uno di quelli che incassa di più. Qui c'è stato questo percorso 89-2003 e dopodiché abbiamo deciso insieme in famiglia di tornare a fare droghiere, che è il mestiere di casa. Come è maturata questa decisione? Per tre condizioni. La prima, io avevo capito che il mercato dell'elettronica stava morendo. Ve lo spiego in una cosa che è facilissimo capirla. Fino a pochi anni fa, fine degli anni 90, inizio 2000, anche 2005, io potevo vendere un televisore, un impianto stereo, un telefono, un organizer, una videocamera, una fotocamera, e incassavo 11-12 milioni di lire. Adesso tutto quella roba in un oggetto che costa 399 euro al pubblico. E tutto il valore di quell'oggetto è nelle mani di chi l'ha creato, che pur essendo stato un grandissimo genio e anche una persona con una certa etica nei confronti del mondo, e quindi stay angry, stay foolish, bla bla bla, nei confronti dei mercanti un odio totale, per cui ha deciso che chi vende quella roba deve guadagnare il 7%, cioè considera quelli che vendono i mercanti terminali come coloro che gli apritori di scatole. E io avevo capito che il mondo dell'elettronica andava in quella direzione lì, cioè nella concentrazione del prodotto, aumentandone le performance da morire, ma diminuendone in assoluto il valore, il prezzo e il margine per il ridistributore. E ho capito che dovevo uscirne, primo. Secondo motivo. I miei figli erano entrati nell'età di incominciare a voler lavorare con me, come feci io con mio padre, anche se lui non mi ha mai spinto a lavorare con lui e io ho fatto uguale per i miei. Tutti e tre mi hanno fatto capire che avevano voglia di venire a lavorare da me. E allora ho pensato che se entravano in Unieuro, che era già un'azienda a 3.000 dipendenti, 50 dirigenti, strutturata, con le mie idee da X anni portate avanti, rischiavano di essere sempre i figli di Oscar. Invece se partivamo da zero con un'idea nuova insieme e vivevano dall'inizio l'adrenalina, le paure, le speranze, le cose belle che ci sono in uno startup, quell'azienda sarebbero sentita loro. Il terzo motivo è che mi hanno dato 530 milioni di euro. Le stavo facendo la domanda. Vabbè, bisogna dirla. E chi l'aveva comprata non aveva capito dove andava il mercato dell'elettronica. Chi l'ha comprata lo sapeva benissimo, ma stiamo parlando, e infatti secondo me ha fatto anche bene, è la più grande azienda d'Europa, Dixons, per cui è il loro mestiere, cioè quando tu hai
15.000 negozi, hai 27.000, quello cosa dico di più, 200.000 dipendenti, non è che poi dico cambio, vado, sai, ci sono aziende, ragazzi, sapete meglio di me, no? Blockbuster ha smesso, Virgin si è messo a fare tutte altre robe, le palestre vendeva, quando il mercato muore, muore. E quindi è giusto che l'abbia presa, è giusto che l'abbia presa, e come è giusto che io abbia cambiato mestiere, poi magari ne parleremo, secondo me ogni 10 anni cambiare mestiere è una bella roba. Ecco, ma perché e come è maturato invece il ritorno all'alimentare? Perché volevo tornare al mercato primordiale di famiglia che era il cibo, quello che sentivo di più, e poi avevo colto, meno male che ho azzeccato ancora, poi ne ho sbagliate tante altre, non è che le ho azzeccate tutte nella vita, come colsi alla fine degli anni 70 che l'elettronica di consumo avrebbe avuto uno sviluppo mostruoso e avrebbe segnato un ventennio di conquiste straordinarie e quindi un aumento di volumi bestiali, io ho colto a metà della prima decade degli anni 2000, ho cominciato a ragionarci nel 2003-2004, che il mercato del cibo sarebbe andato verso una ripresa di coscienza della verità, della sua importanza. Ho scoperto che c'era una breccia enorme, mi sono domandato perché il prodotto più importante dell'umanità, che è il cibo, l'unico che mettiamo dentro il nostro corpo, penso, l'unico, tutto il resto sta fuori, fosse così piccolo e non conosciuto. Gli italiani non sanno un tubo di cibo e quindi mi sono detto che c'era uno spazio enorme da coprire. Ha pesato anche l'opinione del padre? Certo. Che lo immagino desideroso di tornare all'alimentare. Lei certo, aveva già 80 fischi anni, tuttavia l'opinione di mio padre per me è sempre stato un punto must nella mia vita, un punto fermo, e cioè, quindi lui era molto contento. Ormai non ci sperava più. Sì, sì, però ha rivisto, ha inaugurato un coma. Non sono riuscito a portarlo a New York perché è morto nel 2009, New York l'abbiamo aperto nel 2010, ma Torino, che l'abbiamo aperto nel 2007, primo Italy, era l'inaugurazione, quindi aveva capito, poi era molto intelligente, quindi aveva capito dove che sarebbe andato a finire in una roba proprio bella, come poi è avvenuto. Sì. Si sia anche giocato questo. E i tre figli come sono stati coinvolti? E i tre figli da zero, a scaricare i camion, come si coinvolge normalmente in una famiglia che comincia un'attività da zero. Ragazzi, io ho aperto primo Italy, abbiamo aperto il 27 dicembre, scusate, il 27 gennaio del 2007, 6 anni fa, ieri. E quindi sono stati coinvolti prima a scaricare i camion, poi a mettere sulla roba sugli scaffali, poi buttare giù il progetto, poi eccetera eccetera, fino ad oggi che i due più grandi fanno gli amministratori delegati e comandano loro e decidono tutto. Quanti anni hanno? 32, 33, io dico sempre, allora, il più grande è dell'80, quindi ha 33 anni, fa l'amministratore delegato, fa proprio il CEO a Torino, quello di mezzo ha 29 anni e quindi fa sempre anche lui CEO, l'amministratore delegato, ma si occupa più dello sviluppo, le aperture, lui è quello che ha fatto New York, adesso è qui a Roma, il più piccolino ha 23 anni ed è il contadino di famiglia, ha fatto l'enologica, io tutti e tre ho cercato di convincerli a non fare liceo classico, fare l'enologica e sono riuscito col terzo, che ha fatto l'enologica, fa il contadino e lui si occupa delle aziende di produzione, delle aziende agricole di Italy. Puoi dare qualche numero in termini di fatturato? Di oggi? Numero, sì, di oggi. Bene, sì. I numeri sono la questi. La strada fatta dal 2007 a oggi. 2700 collaboratori, 9 Italy in Italia, stiamo parlando della parte distribuzione, 12 in Giappone, ma sono più piccoli, di cui 11 a Tokyo e 1 a Osaka, 1 a New York, per un totale di 22 punti vendita, luoghi di vendita, 19 aziende agricole di produzione del gruppo, 9 cantine che fanno vino, 2 birrifici, una di acqua minerale, bibite, Lurisia, una di grappa, una di carne, la Granda, quasi tutti i pezzi di slow food, tutta roba figa, tutta roba giusta. E tutte, cioè, in totale, tutte in Italia? Le aziende di produzione sì, e dislocate, non solo il pastificio, ce le abbiamo a Gragnano, l'azienda di culatero di Zibello ce l'abbiamo a Soragna, la Robbiola di Roccavarano ce l'abbiamo a Vesime, cioè ogni posto dislocato nel luogo vocato a quello.
200 milioni circa di distribuzione, 100 milioni di produzione, 300 milioni, 30 milioni di clienti l'anno che entrano nei nostri luoghi. Il luogo di maggior successo per ora New York, 80 milioni di dollari di fatturato in un luogo unico, ma questo lo batterà, non ha ancora fatto l'anno, però ha fatto 38 milioni i primi sei mesi di euro, quindi è prevedibile che superi i 70 di euro il primo anno, quindi arriverà a fare 80 di euro nel giro di 2-3 anni. Questo è Italy. Quest'anno, 2013, adesso che abbiamo capito che è un formato fisso, definitivo, che funziona, funziona al di là dei gesti eroici, perché come voi sapete in fase di startup le aziende all'inizio fai dei numeri bestiali, non dormi mai di notte, adesso funziona, si è data un'organizzazione, abbiamo un magazzino centrale, un software che più o meno funzionicchia, insomma siamo già abbastanza in ordine. E abbiamo capito soprattutto che cresciamo nello storico, cioè Torino che sei anni continua a crescere, cioè non, che non sente molto questi effetti della crisi dei consumi, e esageriamo quest'anno, quindi ne apriamo 8 nuovi, 8 dove? 5 in Italia, e così chiudiamo abbastanza lo sviluppo italiano. In ordine temporale Bari, adesso fine maggio, poi facciamo Firenze, poi Milano 1, Milano 2, Milano 3, ne apriamo 2 a Milano, di cui uno dentro lo Smeraldo, molto grande, molto importante, offriamo musica dal vivo tutte le sere. E poi facciamo Piacenza, che vogliamo dedicarlo alla provincia italiana. Devi sapere che io ogni Italy che apro, noi, io dico io, ormai non so più, io sono i miei, non solo i miei figli, anche i miei soci, abbiamo tanti soci, a me piace da matti avere tanti soci. Noi come famiglia abbiamo il 60% di Italy, poi c'è tanti soci. Ne ricordiamo qualcuno tra quelli più I due più pesanti è Luca, il mio socio, che è carino perché lui si chiama Sebastiano Luca Baffigo Filangieri di Candida Gonzaga, quindi avete già capito il genere, ed è un ragazzo molto in gamba, bocconiano, 36-37 anni, che ha sposato la figlia di Miroglio di Alba. Lui dice sempre scherzando che lui, che è un nobile, così sapete i nobili disperdono, no? Disperdono nelle generazioni, e poi ogni 3-4 generazioni uno sposa una ricchissima e va tutto a posto. È toccato a lui, ha avuto culo. Molto in gamma, si occupa del controllo di gestione, anche lui amministratore delegato insieme ai miei figli. Poi un altro che si chiama Paolo Nocivelli, bresciano, che magari quelli di Brescia conoscono, erede della famigliona che a un certo punto ebbe, fu la più grande azienda d'Europa di elettronica, poi comprò la Mulinex e ebbe qualche problemino. Lui adesso è il proprietario dell'Argo e io lo conosco dai tempi di allora. Ecco, a proposito, devo dire all'estero tre che voglio dire importantissimi quest'anno: Istanbul, Dubai e Chicago. Ecco, a proposito di estero, si capisce New York, ma perché il Giappone? Che tra l'altro ha abitudini alimentari molto molto diverse da quelle italiane. Perché sai che in ognuno di noi c'è un pezzo di masochismo che ognuno ha, e allora dobbiamo farle certe cazzate nella vita. Avrei immaginato qualsiasi tipo di risposta tranne questa. No, la verità vera, ma ti dico, perché in Giappone perdo ancora, vado in break even quest'anno, ma abbiamo perso un milioncino di euro l'anno per i primi 5 anni, quindi 5 chili li abbiamo lasciati sul campo. E quindi l'idea era a un certo punto, dopo la conferma che non le azzecchi tutte le scelte, no, ma diffidate di quelli che le azzeccano, me ne ho sbagliate di grosso nella vita, azzeccarle tutte, no. L'importante è, non so, io ho aperto 106 negozi, 20-25 calcolo di averli sbagliati nell'elettronica, meno male. L'importante, come diceva mio padre, è sbagliarne meno di quelli che ci azzecchi, perché tanto tutte non le azzecchi. E, mi hai chiesto perché il Giappone, ecco, voglio dirvi una roba che è molto importante, perché io sono innamorato pazzo del Giappone, delle persone, dei giapponesi sotto un certo profilo. Penso che sia il popolo al mondo che ha più senso civico, rispetto civile, che sa vivere di più insieme agli altri umani,
che ha senso della puntualità, della pulizia, che non butta per terra, che non ruba nei supermercati, che paga le tasse perché è giusto farlo, è un popolo straordinario il Giappone. Poi altre caratteristiche negative, per esempio loro non hanno senso dell'ironia. Tu se scherzi con un giapponese devi dire prima, devi dire allora tra poco incomincio a scherzare e poi parli, perché se tu scherzi di brutto lì loro lo capiscono e ci credono. Loro hanno un algoritmo mentale che ci rimangono male, sì. E allora io 25 anni che andavo in Giappone già da prima, perché ero importatore della Sanyo per il mestiere di prima, l'elettronica veniva da là, adesso viene dalla Corea e dalla Cina, ma ai miei tempi veniva dal Giappone. E quindi io sono andato siamo là. Siamo cresciuti con la Minolta, no? Bravo. Tieni presente che 12 Italy in Giappone fanno 20 milioni, uno a New York ne fa 80, capito? I volumi sono molto diversi. Però adesso che ho trovato la mia stabilità, il mio break even, quest'anno andiamo da Dio, stiamo lì. E poi perché la cucina giapponese è quella più vicina a quella italiana, quindi meno cucina più mercato, capisci? Mentre la cucina cinese è molto più vicina a quella francese, una cucina più, un po' più lavorata, la cucina giapponese e l'amore per la materia prima eccetera, c'è molte similitudini tra la varietà del cibo giapponese e il nostro. L'altra domanda per quanto riguarda il gruppo che adesso hai lanciato, perché andare nella produzione di alimenti? Perché mi pare di capire che ci sono stati due momenti. Il primo momento è stato nella distribuzione, qui è nato in Italia e così via. No, le due cose sono nate insieme. Sono nate insieme. Insieme. Il pastificio l'abbiamo aperto nel 2005. L'Urisia, l'acqua l'abbiamo presa anche in quegli anni, poi 2006, 2007, poi le due cose sono andate insieme. Mio padre mi diceva sempre, ricorda Matot che una cosa fa commerciante, un'altra cosa fa industriale, cioè dice molto diverso fare il commerciante da, e aveva ragione. I primi anni ho sbattuto la testa contro i muri o perdevo un sacco di soldi, ma non ho mai mollato. La mia idea era per capire bene il mercato del cibo, capire, partire dalla terra, crearlo, farlo, confezionarlo, imbottigliarlo, insomma, e poi venderlo. Mi dava la possibilità di capire molto meglio tutta la cifra del marketing del cibo, dalla product marketing all'advertising marketing. La seconda era avere la possibilità di assicurarmi uno zoccolo duro sulla parte molto alta dell'offerta, dove fossi stato sicuro, e lo sono, di raccontare la verità. Cioè se io dico che nei miei salumi non ci sono polifosfati, non ci sono nitriti, non ci sono nitrati, non c'è solforosa, è vero, perché lo faccio io, sono sicuro. Nel cibo si raccontano un po' di palle, ed è terribile che si raccontino delle palle su una roba che la gente mette nel suo corpo, una roba che io non ammetto, non deve esistere, cioè io non lo so, ma io sono rimasto scandalizzato dal fatto che sarà una cavolata, ma tu non puoi dire che è ripieno di carne bovina e metterci quella di cavallo, va bene, cioè è roba che tu metti nel tuo corpo e richiede una serietà mostruosa. Quindi io che voglio fare una pasta che abbia 15 di proteine, che abbia 12 di glutine, che abbia meno di 0,30 di ceneri, me la faccio io, sono sicuro. Io voglio fare un vino senza concimi chimici, senza diserbanti, e voglio abbattere l'uso della solforosa del 75%. Me lo faccio io, riesco a farlo. Poi ci sono anche dei miei amici che lo fanno. Poi noi, tieni presente che il 25% circa dei prodotti che noi vendiamo ce li produciamo. Il 75% lo compro da tanta gente, amici, a cui credo. Credo, però almeno per quella parte lì sono sicuro. Invece per la parte produzione, imprese di produzione sono captive, cioè producono e la loro produzione viene assorbita interamente dalle altre vostre iniziative, oppure sono anche aperte a mercato? Pochissime aziende, ce n'è una delle nostre cantine del Castello di Santa Vittoria, che fa un prodotto molto buono ma basico di prezzo e che uso per gli sfusi eccetera, quella credo che assorbiamo l'80%. Ma nelle altre no, riesco a vendere moltissimo, moltissimo ad altri. Per esempio la nostra azienda di carni, che si chiama La Grande, è un presidio Slow Food, 65 allevatori consorziati,
Per metà la vendo qua, per metà la mando nel mondo, ma noi vendiamo la carne a Paul Bocuse, Ferradriale, Ducasse, ai più grandi del mondo, perché la nostra è una carne vera, cioè una carne dove gli animali non mangiano vitamine, non mangiano integratori, neanche insilati, solo farraggi naturali, siamo dei fanatici totali. E nota che noi non usiamo mai la parola biologico, perché mi sa di medicina, una roba che non mi piace. Quasi tutti i miei prodotti sono biologici, ma noi non lo scriviamo. E poi mi dà fastidio la burocrazia e tutti questi sistemi di certificazioni che hanno fatto, e questi enti, Feder qualcosa, con presidente, vice del vice, la commissione. Che peraltro sono una giungla, no? Sì, quindi io mi autocertifico e vado a fare un bagno, poi beccatemi, fate l'analisi e vedete con ragione. La cosa più importante è chimica zero, residuo chimico zero nei cibi, questo è l'obiettivo. E poi c'è un peccato originale in questa società di certificazione, se non mi sbaglio, cioè che vengono pagate da chi si fa certificare. Sì, incredibile, hai ragione. È come le agenzie di rating, no? Uguale. Ma c'è tanta gente anche seria in quel mondo lì, però sai, è come adesso, ci sono dei politici bravi ma seri, ma purtroppo toccherà soccombere anche a loro, questi un po' più vecchi. Gramellini stamattina scriveva, anche per loro non c'è futuro, perché alla fine vanno nel tritacarne, quando si decide di cambiare si cambia. Hai citato prima le altre città, oltre a New York e al Giappone, dove avviene, a dove avverrà nei prossimi mesi la vostra crescita. Ho memorizzato Istanbul, poi ce ne sono altre. Sì, il primo settembre. Come le avete scelte? Ma guarda, alla fine i mercanti, quelli che ti fanno tanti business plan, dove dicono dobbiamo andare prima lì perché apri prima dove trovi il posto più bello, più giusto per farlo. In realtà Istanbul ci tenevo da matti, perché torniamo sul luogo del delitto. La prima idea di Italy mi viene nel 96 al Gran Bazar di Istanbul. Quando sono entrato lì dentro sono rimasto fulminato da questa meraviglia. Io dico sempre che i miei Italy sono dei brutti cloni, delle brutte imitazioni del Gran Bazar di Istanbul, che è il luogo dove è nato il commercio, che è una meraviglia di profumi, di sapori, di luoghi di vendita, di ristoranti, di bar, di colori, di gente, di negoziatori, bellissima questa negoziazione araba, un po' fantastica. Quindi Istanbul, torniamo sul luogo del delitto. Dubai l'abbiamo dato in fretta. Anche perché la Turchia è in forte crescita, forse ha influenza. Più 9 sul PIL. Sì, a Istanbul e a Dubai abbiamo fatto un franchising internazionale, nel senso che lo fanno due gruppi molto importanti del luogo col nostro marchio, noi gli facciamo il primo, glielo diamo praticamente chiave in mano, questi pagano. Beh, Dubai è già una realtà diversa, perché mentre la Turchia cresce e Dubai è crollata. Sì, Dubai, vabbè, sì, è crollata, ma sai, Dubai io non ci sono neanche mai andato, è un non luogo, a me i non luoghi non piacciono, a me piacciono i luoghi. Non è molto in sintonia con la filosofia. Sì, tuttavia questi signori, gente per bene, sono bravi, fanno i franchiser di mestiere, di Max Fara, di Prada, portano molto bene la roba italiana là, volevano farlo, non ci serviva, va bene. Mentre invece a Chicago apriamo noi. Chicago è una figata pazzesca, 9 milioni e 600 mila americani. Oh, io lo farei venire volentieri, a me Sergio piace tanto. Io sono un comunista a cui piace molto più Marchione che la, come si chiama quella là che sembra sempre incazzata, la CGL? Camusso. Sì. Tutta la vita con Marchione vado in vacanza, che non con la Camusso. E sono uno di sinistra, non di essere, però sono aperto a certe robe. Quindi Marchione, certo, lo farò venire, e poi mi piacerebbe far venire un signore che mi avrebbe da dire, come l'ha detto lui, abbronzato, che è nato lì, che è uno bravo, che a me piace tanto. Obama è un altro, meraviglia. Spero, come soluzione subottimale, che venga Michelle, si dice, sua moglie, che è altrettanto brava. Beh, che poi l'America, è anche un'appassionata cibo, totale, un po' di cibo. Il nostro morto. Capo di Slow Food in America, Les Water, gli fa l'orto, lo fanno insieme, sono bravissimi. Questo potrebbe rappresentare l'esordio dei case history alla Columbus, no? Perché il
la sede di Chicago inaugurata dalla... No? Guarda, ce l'ho messa tutta, non ce l'ho fatta l'anno scorso, anzi no, 2011. La Marchione più Obama. Come sapete, nel 2011 Obama compiva 50 anni, lui è nato nel 1961. E siccome da me sono venuti tutti a New York, è stato inaugurato a Bloomberg, è venuto Clinton, è venuto un sacco di politici, artisti, sì. E non è mai venuto Obama, io venivo matto, ho riempito tutto Italy di New York con dei mega cartelli con scritto Mr. President, all that's missing are you, sei l'unico che manca qua dentro, ho messo una bottiglia di Borgogno fotografata del 1961 e gli ho scritto se vieni ti giuro che ti apro una bottiglia di Barolo della tua età. New York Times ha subito ripreso ed è arrivata, cioè mi chiama, i suoi dicono va bene, viene il presidente. Cazzo, era il mio sogno, cioè il mio sogno è conoscerlo, aprirgli una bottiglia della sua età, in più della serie Onesti ma Furbi, Borgogno, marchio mio, non era male su tutti i quotidiani del mondo. A proposito di marketing, il problema è fai che da te. Sì, fai da te, sì, io sono è un marketing della semplicità e della banalità. Mi diverto da morire a essere banale e quando racconto ai politici che certe mie soluzioni di problemi, proprio nel ministro agricoltura, sul turismo, mi guardano e mi dicono ma è troppo facile, è facile. E non gli pare vero, non può esistere una roba facile, cioè deve essere complesso in Italia, adesso è tutto lungo, difficile, fare i tavoli. E quindi, tornando a bomba, la security... ma fottuto, sono incominciati ad arrivare, in pratica io avrei dovuto sostanzialmente star chiuso 3 giorni per riceverlo, potevo chiudere un pezzo di qua, un pezzo di là, poi quando c'era, e a me mi costava troppo, gli ho detto Obama io ti voglio un bene della Madonna ma non posso star chiuso 3 giorni. E non l'ho fatto vedere. Immaginare. Ma un giorno stavo Obama al bazar di Istanbul è difficile, sì. Con sicurezza. Sì, era un po' un casino. No, ma io gli avrei chiuso, avrei portato. Anche lì mi sono permesso di spiegare alle loro security un sistema semplice per evitare problemi eccetera, mi hanno mandato a fanculo molto rapidamente, nel senso che anche là c'è la burocrazia ma la risolvono in maniera molto più veloce. Beh, che adesso ce lo dovresti raccontare però. No, sono andato a spiegargli, chiudevamo un pezzo, facciamo entrare di qua, tutta la mia tecnica, ho fatto tutti i disegnini, questi mi dicevano, te sei italiano, va bene, spiegaci come si fanno gli spaghetti eccetera, ma ste robe qua per cortesia non spiegarcele, e forse hanno anche ragione, loro ci stimano moltissimo per quanto riguarda cibo, moda, design. Ma sotto profilo della coscienza civica, dell'organizzazione, della politica non siamo molto stimati da loro. Beh, d'altra parte è abbastanza difficile immaginarsi una security made in Napoli. Ecco appunto. Bene, quale sarà, ci hai raccontato come è nata, ci hai raccontato come sta crescendo Italy, come immagini Italy tra 10 anni? Ammesso che nel frattempo tu non abbia cambiato mestiere, perché qui c'è la teoria dei 10 anni che accennavi prima. No, io lo cambio di sicuro mestiere, lo cambio a metà settembre del prossimo anno, cambio, abbandono definitivamente Italy, ma Italy vivrà anche meglio al di là di me. C'ho 3 figli, 2 soci giovani, eccetera, quindi andrà avanti. Beh, mi verrebbe da chiederti perché se ti occupi di giornali, che ce ne sarebbe molto bisogno. C'è un altro giorno, c'è un altro, sono venuti a cercare di vendermi l'unità. Ah, vedi che non erano andato molto lontano. Sì, a me mi vengono le cose così, l'unità. Gli ho dato la stessa risposta, quando mi ha chiesto, la stessa risposta che poi il giornalista mi ha detto, ma è vero che compro l'unità? La stessa risposta che ho dato al giornalista quando mi hanno chiesto se era vero che compravo il Torino Calcio. Perché tu sai, in Italia quando uno fa l'imprenditore ha un po' di successo deve comprarsi un giornale e una squadra di calcio, no? O tutte e due. E io quelle lì del Torino risposi, guardi, le dico la verità ma non racconti in giro, stiamo trattando il Real Madrid, e quindi lei capirà il Torino e puoi immaginare che quotidiano ho detto che stavo trattando, ero incerto tra New York Times o Financial Times, ma poi ho detto New York Times, e quindi no, dicevo no, non farò giornali, non lo so ancora cosa farò, lo deciderò, tante opzioni, lo deciderò, però Italy andrà avanti e il futuro è meraviglioso, e sai perché il futuro è meraviglioso? Perché il più rimane da fare, questa è una frase mitica che ha detto Ingvar Kamprad,
aveva 58 anni, adesso ne ha 85, quindi un po' a metà del suo percorso, più rimane da fare per questo futuro meraviglioso. Pensate che frase straordinaria, è ottimista perché il futuro è meraviglioso, ma è di grande impegno, senso del dovere, più rimane da fare, di divertimento perché abbina il dovere al piacere, una frase magica. Italy può fare molto di più, farà sempre di più, e sempre di più, secondo me, assumerà un ruolo politico. Politico vuol dire, noi quest'anno l'abbiamo dedicato alla politica, per esempio. Noi ogni anno lo dedichiamo ad un valore, e tutti i nostri principi di marketing dell'anno vengono abbinati a quel valore. Adesso stiamo uscendo dall'anno del dubbio, cioè abbiamo il 2012, l'abbiamo dedicato alla supremazia del dubbio rispetto alle certezze. Abbiamo fatto tutto un lavoro sul maybe di brechtiana memoria, no? Sì, ma lo impari anche solo in America, quando un popolo incomincia a parlare dicendo maybe, non è meraviglioso, no? Forse noi in Italia ultimamente incominciamo con dicono che, hai notato la frase che dico più, dicono che. Perché quest'anno dedicato alla politica? Dedicato alla politica perché è molto attuale, perché ci sentivamo di farlo, ma abbiamo voluto dargli un valore aggiunto. L'abbiamo dedicato alle due P, politica e poesia. E quindi tutta la nostra comunicazione sarà, da un lato, sulla politica. Faccio un esempio, noi il giorno delle votazioni siamo usciti una pagina intera dal titolo L'ultimo porcellum, speriamo, e abbiamo cucinato il maialino in mille modi. Quindi ironia, eccetera. Quando la prima dell'anno, che è stata la fine dell'anno scorso, è dedicata a Roberto Giacchetti, sai, questo deputato del PD che ha fatto 3 mesi di sciopero della fame, da 90 kg a 61, poverino, perché non facevano la nuova legge elettorale. Noi siamo usciti con la sua foto dimagrito, con Santonani, e con scritto: Roberto, smettila, tanto non te la fanno la legge, vieni a mangiare da noi, ti invitiamo, ed è venuto, ha mangiato. Approfondire alcuni temi politici. E poi la poesia, tutta una serie di pagine legate, quest'anno facciamo con Tonino Guerra, che come tu sai sono molto legato a lui, e quindi tutta una serie perché di sue… Perché sei legato a lui? Perché vissi con lui 3 anni di fila, tra il 99 e il 2002, per la pubblicità Benvenuti nell'era dell'ottimismo. Gianni, ti ricordi L'ottimismo, il profumo della vita… un successo straordinario quella pubblicità, ed era di 1 euro, eravamo io e lui che facevamo, la scrivevamo 2 mani, puoi capire, io con il più grande poeta vivente italiano mi mandava al diavolo ogni 4 parole, ma siamo diventati molto amici. Un giorno siamo stati 4 ore davanti alla Torre di Pisa a decidere perché era una torre ottimista che non cadeva, e non ti dico le cose che sono uscite. E quindi, tornando, ti ho raccontato che lo dedichiamo, a questo dedichiamo la politica. Non è che aprite a Piacenza perché è la città di Bersani? No, è interessante perché nota la tripletta che faccio. Ah, ai tempi dei primari era carina da dire, apro Bari, inaugurerà il Salonicchi, apro Firenze, Matteo, e apro Piacenza, e quindi Bassani per oggi mi ha detto, ah, quindi a Piacenza, io ho detto no, inaugura Reggi, Roberto Reggi, che l'ex sindaco, nonché no, portavoce di Renzi, organizzato campagna elettorale, anzi no, comunque Bassani, che è un'ottima persona, ma regista della campagna, mi ha detto che faranno pace quel giorno. Quindi assumerà sempre più un ruolo politico in questo senso. Ti faccio un esempio. Voi qui dentro siete dentro l'air terminal della stazione Ostiense, che è una meraviglia, costruito dalla Fuente, l'ultimo architetto del postmoderno. Questa roba qua è stata costruita nel 90 per i mondiali di calcio, ordinati dallo Stato, più città di Roma, più organizzazione dei mondiali di calcio. Costato al paese 115 miliardi nel 90, abbiamo provato ad attualizzarli, fa 252 milioni di euro, è una roba mostruosa, non so, potete immaginare quali rivoli, usato 37 giorni e chiuso per 20 anni, uno scandalo pazzesco. Qui dentro è il ricettacolo di droga, Barboni, quartiere distrutto. Ogni sindaco che si avvicendava a Roma aveva nel programma politico il recupero dell'Ostiense, e alla fine è arrivato un'impresa privata come Italy, l'abbiamo comprato, l'abbiamo restaurato completamente, abbiamo bonificato il quartiere, abbiamo dato lavoro a 500 giovani di Roma,
abbiamo dato un spazio e visibilità a 273 piccoli produttori locali di cibo di alta qualità laziali, con cui stiamo facendo le pratiche per esportargli il prodotto anche a New York, eccetera, e credo abbiamo donato alla città di Roma, ai turisti, una bella roba da vedere. Questa è politica pura. Politica. Quindi avrà sempre più Italy questo ruolo, come io penso che, poco umilmente penso che Italy di New York abbia fatto molto più di tanti enti, senza fare nomi, per l'esportazione o per il turismo.